Hai parlato del tuo libro e eccolo qua, il libro che deve essere molto interessante, ma già dal titolo incuriosisce, perché parlare del cardinale Martini e intitolare un libro Il Bosco e il Mendicante, uno si chiede ma perché questo titolo? È quello che io pongo adesso al nostro amico Enrico Impalà. Nell'ultimo anno passato a Milano come arcivescovo, a un certo punto ha incominciato a raccontare un proverbio indiano e questo proverbio indiano è diventato quasi un tormentone. In tutti gli incontri saltava fuori questo proverbio, dove diceva che la vita si può dividere in quattro fasi. La prima è la fase in cui uno deve imparare. La seconda fase è la fase dell'insegnare o del servire. La terza fase è quella in cui si va nel bosco, cioè dove tra gli alberi uno incomincia a riflettere e a rimettere in ordine le proprie idee. La quarta fase è quella del mendicante, evidentemente è il periodo della malattia, della vecchiaia, in cui si ha bisogno di tutto e di tutti. Però devo ammettere che Martini viveva queste quattro fasi tutti i giorni. Tutti i giorni lui era pronto ad imparare, ad insegnare, a riflettere e soprattutto faceva comprendere a tutti i suoi collaboratori che aveva bisogno di loro.